notte del 28 ottobre del 312 d.C., notte di vigilia, notte di sogni rivelatori. Accampamento militare alle porte di Roma. Siamo a poche ore da una delle battaglie che segnano come poche altre il destino dell'impero e il corso della storia, la battaglia di Ponte Milvio. Ad affrontare le truppe di Massenzio, l'usurpatore che risiede a Roma, c'è un uomo di 32 anni, proclamato imperatore in Britannia 6 anni prima, che presto riuscirà a riunire sotto il suo scudo Oriente e Occidente dell'Impero Romano, e che 4 mesi più tardi, con una scelta politica tanto coraggiosa quanto carica di ambiguità, getterà le radici di un nuovo corso nella storia del mondo occidentale. È Flavio Valerio Costantino, noto a tutti come Costantino il Grande. Maratona, Cannes, Lepanto, Verdun, Stalingrado, ci sono battaglie che davvero cambiano il corso della storia, dopo le quali è impossibile rimettere le cose nello stesso ordine in cui si trovavano prima. Una di queste è la battaglia di Ponte Milvio. Con Ponte Milvio, Costantino diventa padrone dell'Occidente e nel febbraio del 313, con l'editto di Milano, l'editto detto di tolleranza, una piena libertà di culto apre le porte al trionfo definitivo del cristianesimo. Costantino diventa, suo malgrado, il paladino della Chiesa di Roma. Allora non è un caso che questa storia si apra con un sogno e con la notte, una notte dietro la quale si intravedono già i primi chiarori dell'alba, una notte che precede un giorno nuovo nella lettura tardo-medievale di quegli eventi. Costantino dorme sonni tranquilli, ignaro di quanto accadrà, ma il suo è un sonno che lascia presagire grandi trasformazioni. Costantino dorme sonni tranquilli quando riceve una prodigiosa visione. Un angelo che irrompe dal cielo e gli indica il segno della croce da esporre in battaglia, lo strumento della vittoria e, in qualche modo, di una rifondazione dell'impero sotto l'egida del cristianesimo. È Piero della Francesca a raccontarci questo sogno, in uno degli affreschi dipinti nell'abside della chiesa di San Francesco ad Arezzo tra il 1458 e il 1466, il ciclo della vera croce, un capolavoro dell'arte di primo rinascimento, basato sulla popolarissima leggenda aurea di Jacopo da Varazze. Pitture che avevano precedenti illustri per mostrare come in una fiaba illustrata una storia molto popolare. E la leggenda aurea doveva essere particolarmente cara ai seguaci del santo di Assisi. Perché a Firenze, nella più importante chiesa francescana, Santa Croce, Agnolo Gaddi, uno dei migliori allievi di Giotto, aveva dipinto sullo scorcio del XIV secolo un sogno molto simile a quello di Piero. Un angelo, immerso in un controluce indimenticabile, che irrompe dal cielo sulla tenda del sovrano, indica una grande croce e invita gli uomini di guardia a mostrarla all'imperatore per propiziargli la vittoria. In questo caso, però, il protagonista del dipinto non è Costantino, ma il sovrano bizantino Eraclio, vissuto 3 secoli dopo, impegnato in una guerra, in realtà più politica che religiosa, con l'imperatore persiano Cosroe, sconfitto grazie all'intervento divino. Un episodio strettamente legato alla storia della vera croce, dipinto anche da Piero della Francesca d'Arezzo, proprio di fronte alla battaglia di Ponte Milvio. La storia di questa battaglia è in realtà controversa. Eusebio di Cesarea, vescovo, autore di una vita di Costantino e consigliere dell'imperatore, narra che alla vigilia della battaglia, rivoltosi in preghiera verso il cielo, Costantino sarebbe stato testimone di un evento prodigioso, un incrocio di luci sopra il sole, e la scritta in greco è «en tuto eimica», quello che in latino sarà «in hoc signo vinces», «con questo segno vincerai». Eusebio colloca dunque l'episodio attorno a mezzogiorno, non di notte.
Nel dipinto vaticano della Sala di Costantino, eseguito su cartoni di Raffaello da Giulio Romano, Giovan Francesco Penni e altri allievi del divin pittore, la scritta è in greco e la visione avviene in pieno giorno. Costantino, appena uscito dalla tenda, si rivolge ai suoi soldati. Siamo alla vigilia della battaglia. Una luce squarcia un cielo di nubi e tre angeli sollevano in volo una grande croce. La rappresentazione che di questa apparizione dà il Bernini, un secolo e mezzo dopo, ai piedi dell'illusoria prospettiva barocca della Scala Regia in Vaticano, è di ben altro tenore, ma anch'essa è ambientata di giorno. Qui Costantino è solo a cavallo ed è sorpreso dall'evento. L'imperatore è colto nell'attimo dell'apparizione, ma Bernini colloca la croce, con le celebri parole della profezia, in una posizione marginale, sotto a una finestra, visibile quasi solo al suo Costantino di marmo. Il sommovimento emotivo, il tumulto che anima la scena, è ben espresso dal drappo, scosso da un vento impetuoso alle spalle dell'imperatore, con cui Bernini simula la tenda dell'accampamento. Ma soprattutto, il suo movimento emotivo è espresso dal movimento improvviso del cavallo impennato e dal gesto scomposto di Costantino. Anche per Bernini, dunque, come in Raffaello, la visione è diurna. Entrambi seguono il racconto di Eusebio di Cesarea, che distingue fra l'apparizione della croce diurna e il sogno della notte successiva, che avrebbe spiegato il significato di quella visione. In hoc signo vinces, vincerai grazie a questa croce. È Lattanzio, precettore dei figli di Costantino e molto stimato a corte, a stringere il campo al solo episodio descritto da Piero ad Arezzo. Egli non parla di alcuna visione diurna, ma solo di un sogno. È certo però che Costantino con le sue truppe si ferma a nord di Roma. Il suo esercito è numericamente inferiore a quello di Massenzio. Lui sa che per prendere il controllo della città deve oltrepassare il Tevere. Massenzio, infatti, decide in un primo momento di difendersi entro la cerchia urbana di Roma. Poi, però, si lancia contro il nemico al di là del fiume. Un errore fatale che gli costerà la vita. Anche in questo caso le fonti divergono persino sul luogo dove si sarebbe svolto lo scontro. Eusebio e Lattanzio parlano di Ponte Milvio, mentre lo storico Aurelio Vittore, vissuto mezzo secolo dopo, colloca il luogo di questo scontro più a nord, a Saxa Rubra, dove le rocce sarebbero diventate rosse proprio perché tinte dal sangue delle vittime. Quel che è certo è che le legioni di Massenzio attraversano il fiume schierandosi sulla riva destra. Costantino fiacca le ali del nemico e poi sfonda al centro. Gli avversari ripiegano verso Ponte Milvio, dove il massacro si compie. Massenzio muore annegato nelle acque del fiume. Nel ciclo di Arezzo l'esercito di Costantino avanza da sinistra verso destra, al seguito dell'imperatore, che mette in fuga l'avversario senza alcuno sforzo, semplicemente mostrando la croce. Con le sue geometrie, Piero della Francesca sottolinea la diversità dei due eserciti, linee ortogonali sulla sinistra, linee diagonali per gli uomini di Massenzio a destra. La compostezza sotto il vessillo dell'aquila, un cavallo che rovina in terra il caos della fuga sotto la bandiera del drago. Raffaello, invece, rende l'episodio con un tumultuoso affollarsi di corpi, di spade, di lance, di scudi e di archi. Costantino è al centro in posizione dominante, su un cavallo bianco che si impenna, quasi a voler schiacciare il nemico. Massenzio, di contro, sta affondando nelle acque del Tevere, tenta vanamente di aggrapparsi al cavallo. I suoi uomini cadono uno a uno, colpiti dalle armi degli avversari o schiacciati dai cavalli. Sulla destra il ponte che i soldati di Costantino stanno per attraversare, mentre nel fiume le barche dei nemici, sotto i colpi degli arcieri, si rovesciano.
Tre angeli in cielo assistono alla battaglia. Nel fregio dell'arco di Costantino, che racconta la battaglia, non ci sono croci né angeli. Una differenza che balza subito agli occhi, perché è un racconto tutto interno alla cultura romana. Non c'è ombra di cristianesimo. Il ponte compare sulla sinistra, assieme ad una raffigurazione allegorica del fiume Tevere. L'uccisione spietata dei soldati di Massenzio è resa con estremo, crudo realismo. A rappresentare il trionfo e l'ascesa di Costantino sul gradino più alto dell'impero è un'altra scena, quella dell'ingresso a Roma sul carro, sul lato corto dell'arco, e quella dell'orazione nel foro, secondo le modalità tipiche dei trionfi. È difficile negare il significato storico della battaglia di Ponte Milvio, che rappresentò, significò la vittoria definitiva di Costantino su Massenzio e quindi la sua affermazione politica in Occidente. Da usurpatore che era dal 306, Costantino da quel momento in poi è un imperatore che tratta con i suoi colleghi alla pari. La battaglia fu una vittoria per certi aspetti inaspettata, l'ultimo episodio della campagna d'Italia. Le forze di Costantino erano inferiori a quelle di Massenzio e nonostante ciò Costantino prevalse. Subito dopo Costantino si trovò come ad essere il signore incontrastato dell'Occidente, incontrò l'anno successivo il suo collega orientale, della parte orientale, Licinio, e con lui a Milano promulgò il famoso editto di tolleranza, l'editto di tolleranza religiosa, che permetteva ai cristiani di praticare il loro culto. La battaglia di Ponte Milvio è ricordata spesso per essere la battaglia in cui per la prima volta Costantino, in modo esplicito, forse per la prima volta in assoluto, Costantino mette sotto il segno della nuova religione cristiana il suo successo. Ma per capire il ruolo svolto da Costantino in questo primo scorcio del IV secolo e la sua importanza nella storia romana, facciamo un passo indietro e diamo uno sguardo a quella che era la situazione dell'impero prima della battaglia di Ponte Milvio. Diocleziano, uno dei cosiddetti imperatori illirici, provenienti cioè dalla regione balcanica, si trova nel 284 a gestire una situazione politica drammatica. L'impero usciva da 50 anni di anarchia militare e occorreva riformare profondamente l'organizzazione dello Stato. Per rendere più governabile un territorio così esteso, Diocleziano divide l'impero in due parti, affidando a Massimiano il governo della parte occidentale e tenendo per sé quello della parte orientale. I due imperatori, gli Augusti, scelgono ognuno un collaboratore chiamato Cesare, Galerio per l'Oriente e Costanzo Cloro, il padre di Costantino, per l'Occidente. Nelle intenzioni di Diocleziano, i due sarebbero in futuro diventati Augusti al posto dei predecessori, scegliendo due nuovi Cesari. Di fatto, l'impero veniva diviso in quattro parti, il sistema noto come tetrarchia, governo dei quattro, con quattro capitali, Milano e Treviri in Occidente, Nicomedia e Sirmio in Oriente. Con questo meccanismo, Diocleziano intendeva evitare le devastanti guerre civili che avevano minato l'impero negli anni precedenti. Quasi a voler testare l'efficacia del meccanismo, nel 305 Diocleziano abdica, ritirandosi a vita privata. Il suo esempio è seguito da Massimiano e i due Cesari diventano Augusti. Ma solo un anno dopo, alla morte di Costanzo Cloro, scoppia una nuova guerra civile. Le ambizioni dei nuovi Augusti prendono il sopravvento sul meccanismo della tetrarchia basato sulla scelta dei migliori, dei più dotati, non su una successione dinastica. La vastità dell'impero, che andava dalla Britannia al Nilo, dalla Siria alla penisola iberica, si dimostrava sempre più difficile da gestire. Diocleziano aveva immaginato un sistema piuttosto bizzarro. Lui, insieme al suo collega che si chiama Massimiano, nel 305 abdicano, una cosa inedita, mai sentita nella storia dell'impero romano. Questa appunto rinuncia volontaria al potere era finalizzata al
almeno così sembra, a far funzionare, o almeno testare, il funzionamento del sistema tetrarchico. I due imperatori che se ne andavano lasciavano il posto ai due Cesari, cioè ai due imperatori in seconda, se volete, che prendevano il titolo di Augusti e diventavano i grandi imperatori. Questi due nuovi Augusti avrebbero scelto i due nuovi Cesari, che avrebbero governato in seconda. A loro volta, un giorno, si sarebbero avvicendati come appunto era avvenuto con Diocleziano e Massimiano. Ora, questo sistema immediatamente si rompe perché nel 306, cioè un anno dopo l'abdicazione di Diocleziano, la morte dell'imperatore appunto Costanzo, invece di nominare Augusto e quindi primo imperatore, colui che, secondo il sistema ideato da Diocleziano, avrebbe dovuto diventarlo, i soldati scelgono di eleggere come loro imperatore il figlio dell'imperatore appena defunto, cioè Costantino. Lo stesso avviene subito dopo, in realtà, in Italia, con Massenzio, che era figlio di Massimiano, e quindi il sistema si sfalda, molto rapidamente. Si tentò di metterci, di ovviare a questa situazione, i vecchi tetrarchi si riunirono, tutti questi imperatori si riunirono insieme per trovare una soluzione che non durò. Ma chi è Costantino, poi detto il Grande? È nato probabilmente nel 280 a Naissus, là dove oggi sorge la città di Nis, in Serbia. Siamo dunque nella parte orientale dell'impero, in quella regione illirica da cui provengono da buon tempo la gran parte delle élite e molti degli stessi imperatori. Costantino non viene su dal nulla, come abbiamo visto. Il padre Costanzo Cloro regnava in Occidente. Lui stesso vive alla corte di Diocleziano e combatte con l'imperatore contro i persiani. Quando Diocleziano cede il potere, Costantino rimane al servizio del nuovo imperatore d'Oriente, Galerio. Poi però raggiunge il padre in Britannia. Non sappiamo se questo spostamento sia una fuga da Galerio che, avendolo con sé, si era illuso di essersi assicurato la fedeltà anche del padre, Costanzo Cloro. Fatto sta che proprio alla morte di Costanzo, il 25 luglio del 306, Costantino è acclamato imperatore dall'esercito nei pressi dell'antica Eburacum, l'odierna York, che ancora lo celebra con una magniloquente statua moderna che ce lo mostra in trono con la spada in mano. Con Costantino, l'impostazione del potere imperiale, si rinnova. Si rinnova perché da una parte c'è una grande novità, che è quella del corpo sociale cristiano, che viene inevitabilmente inglobato all'interno dell'ordinamento sociale, prima di tutto, ma poi giuridico, e quindi diventa una forza di cui bisogna tenere conto. E questa è una grande novità perché in precedenza questo problema si era cercato di eliminarlo, di rimuoverlo attraverso le persecuzioni, ma a un certo punto si capisce che le persecuzioni non portano ad alcun risultato. E dunque Costantino, dopo l'esperienza di Galerio, arriva a questa conclusione, che è necessario includere questo grande corpo civico che è costituito dalla comunità cristiana all'interno dell'ordinamento statale. E questo fa di Costantino un innovatore, si parla di rivoluzione costantiniana, proprio perché lo Stato risponde adesso a criteri completamente diversi. Dall'altra parte c'è un elemento di ritorno al passato, in qualche modo, perché se già dal secondo secolo si era tentato di impostare il potere imperiale su altre basi che non fossero quelle di sangue, quindi di discendenza dinastica, bensì quelle dell'adozione, quindi della selezione di persone particolarmente indicate per la gestione del potere. Si torna con Costantino all'impostazione di un potere di tipo dinastico. Lui stesso infatti aveva assunto a un certo punto, dopo grandi battaglie, il potere rispetto ai suoi collaboratori, almeno inizialmente, proprio perché figlio di Costanzo Cloro. Per ragioni di realpolitik, nel 307 sposa in seconde nozze Fausta, figlia di Massimiano, che gli darà 5 figli, 3 maschi e 2 femmine.
Non certo un matrimonio d'amore che alcuni anni dopo finisce malissimo. Costantino non esiterà ad uccidere la moglie accusandola di adulterio. Galerio, che governa in Oriente, si oppone all'ascesa di Costantino, una successione dinastica che è di fatto un tradimento del sistema tetrarchico. Ma la sua morte nel 311 porta al rapido collasso di quel sistema. È di nuovo guerra. Massimino e Massenzio si alleano contro Costantino e contro il suo nuovo alleato, Licinio, che comanda in Illiria. In una rapida escalation, ben illustrata nel fregio dell'arco di Costantino, dalla Britannia Costantino valica le Alpi e conquista Roma, dopo aver attraversato la Gallia, vinto a Torino, poi a Milano, quindi a Verona e infine a Ponte Milvio, diventando il padrone dell'Occidente. Alto 21 metri e largo 26, l'arco di Costantino è uno straordinario insieme di marmi di epoche diverse, un vero e proprio museo a cielo aperto della scultura romana. Eretto dal Senato per celebrare la vittoria su Massenzio, inaugurato probabilmente nel 315, è forse la prima testimonianza della pratica del reimpiego di sculture di diversa provenienza, variamente assemblate. Un reimpiego carico di intenti simbolici, con lo scopo di legittimare il nuovo potere appropriandosi di specifiche vicende del passato. Non è un caso che i fregi dell'Attico e i tondi rimandino agli imperatori virtuosi del II secolo, i pacificatori, i riorganizzatori dell'impero. I rilievi della parte alta, di lato all'iscrizione, raccontano le imprese di Marco Aurelio, mentre quelli dei lati corti mostrano Traiano in guerra alla conquista della Dacia. Più in basso, sopra i fornici minori, coppie di tondi dell'epoca di Adriano, realizzati fra il 130 e il 138, mostrano scene di caccia e sacrifici a divinità pagane. Una genealogia ideale a cui viene assimilata, a scopi propagandistici, la figura di Costantino, le cui storie sono narrate in un lungo fregio a bassorilievo, scolpito direttamente sui blocchi in muratura che gira tutto intorno all'arco. Il fregio racconta gli episodi della guerra contro Massenzio e la celebrazione della vittoria di Costantino a Roma. Inizia sul lato corto occidentale e prosegue girando intorno all'arco in senso antiorario. Nella partenza da Milano, Costantino è seduto su un carro, preceduto da truppe a piedi e a cavallo, e continua con l'assedio di Verona. A sinistra l'imperatore, incoronato da una vittoria alata, al centro i suoi soldati, a destra le mura della città, oltre le quali sporgono gli assediati. Ecco poi la battaglia di Ponte Milvio, col ponte attraversato dai soldati di Costantino e lo sterminio degli avversari. Quindi l'arrivo a Roma il 29 ottobre del 312. L'imperatore, sul carro, incede verso la porta della città, preceduto da cavalieri e fanti. Sul lato nord, le due ultime scene, il discorso nel foro, con Costantino su un palco e la folla ai lati, e la distribuzione di denaro al popolo, ancora con l'imperatore in posizione centrale, sul trono, circondato da funzionari, togati e beneficianti, raffigurati con la mano alzata nell'atto di ricevere. Intanto il luogo. L'arco sorge in un punto cruciale della topografia di Roma antica, perché è ai piedi del Palatino, di un angolo del Palatino, è accanto all'anfiteatro, al Colosseo, ed è anche di fronte all'antica Meta Sudans, cioè quella fontana monumentale che lì sorgeva sin dall'epoca augustea e che poi purtroppo fu demolita in età fascista. L'arco quindi è al centro del cuore della Roma antica. La sua forma poi è una forma, diciamo, di tradizione romana, è un arco a tre fornici, molto simile nella forma all'arco di Settimio Severo che sorge nel Foro Romano, quindi è un momento in cui l'arco diventa grande, ha più passaggi
E proprio la funzione di fornice di passaggio la sviluppa in relazione alla Via Triunfalis, l'odierna Via di San Gregorio. Per quanto riguarda la decorazione, l'arco è molto interessante per il fatto che è vestito di sculture di epoca precedente a Costantino, in particolare del II secolo. Quindi andando a vedere le sculture dei Daci, oppure i tondi di Tadrianea, oppure i rilievi sull'Attico che si fanno risalire ad un arco dedicato a Marco Aurelio, c'è la summa effettivamente della migliore tradizione del governo imperiale che si potesse annoverare nella storia romana. E questo è un preciso disegno di Costantino, o quantomeno del Senato che a lui dedica quest'arco nel 315. Però Costantino aggiunge un elemento. L'elemento costantiniano di questo arco è il fregio che corre tutto attorno alla parte alta dell'arco e che effettivamente apre le porte ad una nuova forma artistica, perché è lì che si nota il contrasto, e cioè l'innovazione, rispetto alla tradizione del II secolo. Lo stile di quei rilievi è uno stile appunto moderno, cioè all'epoca di IV secolo, quindi avvia ad una nuova tradizione artistica che da Costantino in poi avrà il suo sviluppo. All'epoca della costruzione dell'arco, Costantino non aveva ancora ufficializzato la sua simpatia verso il cristianesimo, nonostante la tradizione agiografica dell'apparizione della croce durante la battaglia di Ponte Milvio. Nonostante la discussa frase «Instinctu divinitatis» per ispirazione divina sull'iscrizione del lato sud, è verosimile che allora Costantino mantenesse una certa equidistanza tra le religioni, anche per ragioni di interesse politico. Tra i rilievi sono infatti presenti scene di sacrificio e alcune divinità pagane. Eppure l'arco di Costantino, che celebra l'imperatore cristiano, compare spesso nelle pitture rinascimentali, in chiara funzione ideologica, a rifondare la legittimità del potere temporale della Chiesa. Negli affreschi quattrocenteschi della Cappella Sistina, ad esempio, lo vediamo ben tre volte. Nella punizione dei ribelli dei Botticelli, nel paesaggio sullo sfondo del battesimo di Cristo di Perugino, ma soprattutto nella scena della consegna delle chiavi, sempre del Perugino, cuore del messaggio del primato papale sulla Chiesa, dove la presenza dell'arco, con una iscrizione che celebra Sisto IV, estende idealmente la legittimità formale del primato dal IV secolo a 1000 anni dopo. Ma torniamo all'arco vero e proprio e ad una propaganda più antica, quella di Costantino. Qui, come è stato notato, le teste degli imperatori virtuosi sono rilavorate per dare ad esse le sembianze di Costantino, che si proponeva come un loro erede. Quelle meglio conservate si trovano nei tondi di Adriano, con scene venatorie, in particolare in quello che raffigura la caccia al cinghiale, un volto reso inconfondibile da una lunga sequenza di suoi ritratti. Già. Il volto dell'imperatore, un uomo dal viso carnoso, dagli occhi grandi, con ciocche di capelli che ricadono ricciolute sulla fronte. Sono questi i tratti di un uomo che ci è familiare per le sue tante rappresentazioni. Lo troviamo a Milano, sul sagrato dell'antica basilica di San Lorenzo Maggiore, in una moderna copia in bronzo di un originale del IV secolo che si conservava nella prima delle basiliche costantiniane, quella di San Giovanni il Laterano. Dov'è ancora oggi un altro Costantino che occupa dal 1737 una nicchia del portico della Basilica. La statua, alta più di 3 metri, ce lo mostra in piedi, la mano destra sollevata, forse per reggere una lancia o un vessillo, mentre la sinistra impugna una spada. Veste una tunica, ha un mantello appoggiato sulla spalla e ha sul capo una corona di quercia. Dal Laterano proveniva anche il grande bronzo che si conserva ai Musei Capitolini, proprio di fronte al Marco Aurelio a cavallo. Una testa molto grande, affiancata dai frammenti di una mano e di un piede. L'iconografia è quella della fase finale della parabola costantiniana dopo il 330. La capigliatura, molto ben curata, poggia ordinatamente sulla fronte. Ben più giovane è il Costantino ritratto nel celebre marmo del cortile dei Musei Capitolini.
anche qui una testa con diversi frammenti del corpo, fra cui due piedi e una mano con l'indice alzato. Doveva essere davvero gigantesco, se la sola testa misura più di 2,5 metri. È un'opera datata fra il 313 e il 324, non molto dopo la battaglia di Ponte Milvio. Una delle più importanti della scultura romana tardo-antica ed è stata ritrovata presso un'abside della basilica che porta il nome del suo nemico, la Basilica di Massenzio. La stilizzazione rispetto al naturalismo dei ritratti della classicità imperiale è già evidente, ma non tale da cancellare del tutto i lineamenti dell'imperatore che ben conosciamo: gli occhi grandi rivolti verso il cielo, le pupille marcate, il naso aquilino, il profilo volitivo. Doveva avere più o meno quell'aspetto il Costantino che, dopo aver preso il potere con l'editto di Milano del febbraio del 313, concede a tutti i popoli dell'impero libertà di culto. Un atto politico importante, frutto di un accordo con Licinio, l'imperatore d'Oriente. I due imperatori lanciano un messaggio molto chiaro di compattezza e di unità, parlano con una voce sola. Ci sono anche precisi calcoli politici dietro questa scelta. I cristiani perseguitati in Oriente vanno rafforzandosi e dare a tutti libertà di culto significa integrare anche loro nel sistema. Ma c'è qualcosa in più, la fiducia nella libertà religiosa. Qualunque sia il Dio che c'è in cielo, è bene che ognuno possa pregarlo, perché questo coincide con la salute dell'impero. Dopo l'editto, però, Costantino vuole fare del cristianesimo, allora profondamente diviso al suo interno, uno strumento dell'unità dell'impero. Non esita quindi ad intromettersi nelle controversie cristiane. Così, qualche anno più tardi, nel 325, preoccupato per la diffusione dell'arianesimo, che negava la doppia natura umana e divina di Cristo, decide lui stesso di convocare e presiedere un concilio a Nicea per dirimere una questione prettamente teologica. Oggi a noi può sembrare paradossale che un uomo forte come Costantino, che sfrutta il cristianesimo per stabilizzare il suo potere, sia stato utilizzato dalla Chiesa per affermare la sua supremazia sull'impero. Eppure, nel corso dei secoli, proprio sulla scia dell'editto di tolleranza, la Chiesa di Roma ha costruito, intorno alla figura dell'imperatore cristiano, la legittimazione del proprio potere temporale. Perché il documento che fa discendere da Costantino la sovranità della Chiesa, la celebre donazione costantiniana, una lettera indirizzata a Papa Silvestro in cui sarebbero indicate le principali dignità ecclesiastiche e i beni temporali riconosciuti, è un falso costruito a tavolino tra l'VIII e il IX secolo, come dimostrato nel 400 dall'umanista Lorenzo Valla. Un falso di età carolingia, dunque, utile a rafforzare l'autorità della Chiesa nei confronti dell'impero, in un momento di forte contrasto fra i due poteri. Un falso che la Chiesa continuerà a proporre anche in seguito per puntellare la sua autorità. Il testo di Lorenzo Valla, La falsa donazione di Costantino, è del 1440, ma viene pubblicato solo nel 1517. Eppure, pochissimi anni dopo, gli affreschi vaticani della Sala di Costantino ci mostrano la scena della donazione ambientata nella navata della vecchia Basilica di San Pietro, come se il testo dell'umanista non fosse mai stato scritto. L'imperatore si inginocchia davanti al Papa, che è in trono sotto un baldacchino, e gli consegna una statuetta di Roma che allude alla sovranità del pontefice sulla città. Dietro di lui altri uomini inginocchiati, le diverse cariche imperiali che diventano tutte prerogative del Papa. Il popolo di Roma assiste all'evento. Ritroviamo la stessa scena, poco più di mezzo secolo dopo, negli affreschi del transetto di San Giovanni Laterano. In questo caso è Giovanni Baglione a mostrarci i doni di Costantino alla Basilica. Anche qui l'imperatore è in ginocchio di fronte al Papa in trono che lo benedice.
ma l'iconografia della donazione è molto più antica. La troviamo già nelle pitture dell'Alto Medioevo, accompagnata, come sarà anche in Raffaello e negli affreschi del Laterano, ad un evento che non può che venire prima, il battesimo dell'imperatore. Anche in questo caso il fatto storico è avvolto nelle nebbie delle ricostruzioni tese ad esaltare a posteriori la figura di Costantino. Forse il battesimo è realmente avvenuto a Nicomedia il 22 maggio del 337, ma le fonti cristiane tendono tutte a retrodatare il momento della conversione. Uno degli aspetti più interessanti e più dibattuti della politica costantiniana, ma della personalità di Costantino, è il suo rapporto con la religione cristiana in particolare. Un rapporto controverso sicuramente, rispetto al quale ancora c'è tanta ricerca da fare e non è detto che si possa arrivare ad una soluzione del problema. Uno degli elementi che spesso fa riflettere rispetto a questa natura controversa della sua devozione, se è mai esistita, è la storia del crismon, cioè del simbolo, il chi e il ro greci, che Costantino avrebbe fatto, cioè lo ha fatto davvero perché ce lo dimostrano le monete, che ha fatto incidere sui vessilli e sugli scudi del proprio esercito al momento di combattere contro Massenzio la battaglia del Ponte Milvio. Un segno intorno al quale si è sviluppata subito una grande curiosità e un enorme dibattito, perché taluni hanno voluto leggere quel segno come un segno effettivamente ancora pagano, cioè non necessariamente cristiano, tanto è vero che nella comunità cristiana del periodo in cui quel segno fu elaborato non ci sono ancora tracce di quella formulazione, quindi forse si parla di un'origine greca di quest'idea o forse di una osmosi con il segno del culto solare. Perché non dobbiamo dimenticare che quando Costantino vive e opera c'è gran parte della comunità pagana romana che è devota ai culti solari. Anche il padre di Costantino, Costanzo Cloro, era devoto al culto del sole e forse lo era lo stesso Costantino. Altri invece vogliono leggere in quel segno, e questo lo si deve soprattutto alla letteratura cristiana dopo Costantino, hanno voluto leggere in quel segno un segno prettamente cristiano, quindi un segno al quale Costantino si appella e che diventa la sua forza per affrontare il nemico pagano Massenzio. Il dibattito sulla genuinità della fede di Costantino è un dibattito antichissimo. Nell'Ottocento un grande storico che si chiama Burckhardt affermò che il cristianesimo di Costantino era un cristianesimo politico, cioè lui si sarebbe convertito per motivi opportunistici. Oggi noi non crediamo più che sia così. Io personalmente, come tanti altri storici, per lo più crediamo che Costantino fosse genuinamente cristiano. E già da molto presto cristiano. Bisogna poi intendersi su che cosa Costantino intendesse davvero per cristianesimo. Costantino, l'esperienza, la prima esperienza religiosa di Costantino, un'esperienza tipica di molti imperatori di quell'età, si definisce come un'esperienza religiosa di tipo enoteistico solare, con riferimento quindi in particolare alla figura del sole, da cui in modo piuttosto, come dire, naturale, più naturale di quanto forse noi non pensiamo, Costantino transitò al cristianesimo, che era anche considerata una religione solare. Non dobbiamo dimenticarci che spesso i pagani consideravano il cristianesimo come una religione, una forma di eliolatria, di culto del sole. Costantino diviene cristiano molto presto. Certo, ha un'idea del cristianesimo molto diversa da quella di chi era già indottrinato, chi era già un vescovo, per esempio, ma era certamente, non solo genuinamente, ma anche in modo molto passionale cristiano. Le 11 scene di questo splendido ciclo, affrescato nell'oratorio dedicato a San Silvestro, nella chiesa romana dei Santi Quattro Coronati, dipinto nel 1248 da maestri bizantini, raccontano questa storia leggendaria. Sono di fatto un formidabile mezzo di propaganda per dimostrare la superiorità della Chiesa sull'impero.
Siamo ai tempi del pontificato di Innocenzo IV, in lotta con l'imperatore Federico II. I soggetti delle scene, che vale la pena di guardare in dettaglio, sono tratti dall'Actus Silvestri, un documento redatto circa un secolo dopo la morte di Costantino, che raccontano episodi della vita di Silvestro I, vescovo di Roma e papa al tempo dell'imperatore. La storia inizia con Costantino appena divenuto imperatore, ammalato di lebbra. I pittori lo hanno segnato sul volto e sulle mani. L'imperatore rifiuta il consiglio dei sacerdoti pagani di curarsi bagnandosi nel sangue di 300 bambini e si commuove di fronte al pianto delle madri. In sogno, ancora un sogno, gli appaiono gli apostoli Pietro e Paolo che gli consigliano di battezzarsi, richiamando il vescovo Silvestro, fuggito per timore delle persecuzioni. Nelle scene successive vediamo infatti i messi imperiali dirigersi e salire sul Monte Soratte per incontrare Silvestro, che una volta a Roma mostra a Costantino le effigi di Pietro e Paolo, poi lo battezza. Finalmente guarito dalla lebbra, Costantino si inginocchia di fronte a Silvestro, che è in trono. È la scena della donazione. Quindi scorta in città il Papa a cavallo, ne diventa il palafreniere. Un gesto, quello di condurre per le briglie il cavallo del Papa, che sarà ripetuto in segno di obbedienza da molti sovrani medievali. Ma gli affreschi dell'oratorio dei Santi Quattro Coronati non si fermano qui. Raccontano un'altra storia che si salda con quella della leggenda della vera croce. Sulla parete di fronte vediamo la disputa di Silvestro con i rabbini. In questo scontro viene portato un toro al quale uno dei rabbini sussurra nell'orecchio il nome di Yahweh, facendolo morire, mentre il Papa, pronunciando il nome di Cristo, lo resuscita, dimostrando qual è la vera religione. Qui entra in scena Elena, la madre di Costantino, e le vicende di questo fantastico libro a colori si saldano con quelle raccontate dalla leggenda di Jacopo da Varazze. Perché Elena, che simpatizza per l'ebraismo, assiste alla disputa e si converte al cristianesimo. Quindi parte per Gerusalemme, dove trova la vera croce. L'ultima scena, purtroppo quasi completamente perduta, mostra Silvestro che libera il popolo romano da un drago. Troviamo lo stesso racconto a Firenze, in Santa Croce, nella Cappella Bardi, dedicata a Silvestro, dipinta quasi un secolo dopo da Maso di Banco, uno degli allievi migliori di Giotto. Anche qui la storia comincia con Costantino di fronte alle madri, prosegue con l'apparizione di Pietro e Paolo e con Silvestro che, sceso dal Monte Soratte, mostra all'imperatore l'icona dei due apostoli e poi lo battezza. Anche Maso di Banco racconta il miracolo del toro e ci mostra Silvestro che ammansisce il drago. Nella scena del battesimo, il Papa ha tutti gli attributi della sua potestà, triregno e manto, mentre Costantino, inginocchiato e nudo, è immerso in una grande vasca. Nella ricostruzione della chiesa, con il battesimo il passaggio delle consegne è già perfettamente compiuto. A tale versione dell'Actus Silvestri deve riferirsi evidentemente anche la scena dipinta nella sala di Costantino in Vaticano. Qui l'imperatore riceve il battesimo da Papa Silvestro in uno spazio che ricalca quello del battistero lateranense di fondazione costantiniana. Il Papa sta imponendo l'acqua sul capo di Costantino, inginocchiato e seminudo. Il trionfo del potere spirituale sul potere temporale nasce dunque dal trionfo della religione cristiana sul paganesimo.
come ben si vede nella volta della stessa sala di Costantino, affrescata alla fine del Cinquecento da Tommaso Laureti, in un linguaggio ormai molto diverso da quello di Raffaello. Un linguaggio astratto e straniante, dove la caduta degli idoli antichi e il trionfo della croce è rappresentata in una prospettiva ardita, iperbolica, glaciale. Ma torniamo alla storia. Dopo Ponte Milvio, una volta preso il pieno controllo dell'Occidente, Costantino svolge il suo sguardo, la sua attenzione ad Oriente, dove una violenta guerra civile vede contrapposti Licinio e Massimino. Licinio è il suo alleato, l'imperatore con cui aveva scritto l'editto di Milano e al quale poi offre in sposa la sorella Costanza. Anche Licinio vince la sua battaglia e Massimino, dopo la sconfitta, si toglie la vita. Costantino e Licinio sono i soli padroni dell'impero. I loro figli sono nominati Cesari. Il sistema tetrarchico è di fatto sostituito dal puro meccanismo della successione dinastica. Ma ben presto i due imperatori si scontrano. Licinio viene sconfitto una prima volta in Pannonia nel 314 e qualche anno dopo, quando massacra le comunità cristiane d'Oriente con i loro vescovi, Costantino interviene di nuovo. La battaglia decisiva ad Adrianopoli segna la definitiva vittoria di Costantino. Gli storici raccontano che ancora una volta viene innalzato sui vessilli costantiniani il monogramma di Cristo che semina il terrore fra i nemici. Licinio è condannato a morte nonostante sia il cognato di Costantino. Dal 324 c'è un solo imperatore di un impero finalmente unificato anche dal punto di vista formale. Queste narrazioni le conosciamo attraverso le testimonianze di storici interessati a costruire un'immagine idealizzata di Costantino, rendendo semplici vicende in realtà molto più complesse, da una parte i pagani e dall'altra i cristiani, i buoni e i cattivi. In realtà la separazione non è così netta. La fede di Costantino dei primi anni è una mistura, una sintesi che si appiglia a divinità diverse. Elena, la madre di Costantino, l'abbiamo già vista nel ciclo dei quattro coronati, strettamente legata alla storia della croce di Cristo. Originaria forse della Bitinia, in Asia Minore, quasi certamente di umili origini, forse moglie, ma più probabilmente concubina di Costanzo Cloro, che infatti fu costretta a lasciare su ordine di Diocleziano, Elena diventa con Costantino l'equivalente di quella che in tempi più moderni sarà chiamata la regina madre. Diventa Augusta, titolo che condivide prima con la nuora Fausta, poi in modo esclusivo. Quanto alla sua influenza su Costantino, alla sua presunta partecipazione alla gestione del potere, al suo ruolo nelle relazioni fra Stato e Chiesa, alla base di tutto c'è la vicenda della vera croce, così come viene raccontata nella Leggenda Aurea e come ci viene tramandata nelle pitture medievali e rinascimentali. Il suo viaggio in Palestina, databile fra il 326 e il 328, per ragioni politiche oltre che strettamente religiose, è un evento centrale della narrazione cristiana. Un evento fondativo per il culto delle reliquie e per la consacrazione di Roma come sede del primato di Pietro. La rilettura di questa storia, ad opera del solito Eusebio di Cesarea e di altri autori cristiani delle origini, trasforma Elena da viaggiatrice in pellegrina in Terra Santa, fondatrice delle basiliche del Santo Sepolcro e della Natività. Secondo queste fonti, l'invenzione della croce sarebbe quindi opera dell'imperatrice. Possiamo considerare Elena l'iniziatrice della pratica della devozione delle reliquie, perché effettivamente lei fu la prima a recarsi in un luogo lontano come Gerusalemme a prendere, si dice che trovò effettivamente, un frammento della croce sulla quale fu crocifisso Cristo e anche uno dei chiodi utilizzati in quell'occasione. Sant'Ambrogio poi si espresse nei termini di invenzione della croce. Elena prese questi due oggetti, che automaticamente divennero oggetti di un culto che è ancora attualissimo, e li portò a Roma.
li inserì in delle teche e quindi li trasformò in degli oggetti portatori di un enorme significato cristiano. Non sappiamo se il ritrovamento della reliquia sia da attribuire proprio a lei o se il nome di Elena sia un'invenzione. Secondo Sant'Ambrogio, l'imperatrice sarebbe addirittura la seconda donna visitata dallo Spirito Santo dopo Maria. Avrebbe scoperto il luogo della croce ed ingaggiato una drammatica lotta con il demonio. Come una nuova Maria, avrebbe quindi mostrato al mondo i segni della resurrezione che avrebbero protetto Costantino, il nuovo Cristo. Elena trova dunque la croce, almeno una parte di essa, e la porta a Roma, dove viene custodita nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Da allora si instaura un legame strettissimo fra il legno e la regalità, che avrà un seguito anche nei secoli a venire. Nel ciclo aretino della Vera Croce, questa storia viene descritta con molti particolari. Il legno della croce, parte dell'albero del bene e del male da cui Adamo ed Eva coglieranno la mela del peccato, andrà disperso dopo la morte di Cristo. Come un vero detective, sarà Elena a ritrovarlo attraverso una serie di storie che cominciano con la tortura dell'ebreo. L'ebreo, di nome Giuda, è l'unico a conoscere il luogo in cui si trova la croce, sepolta dopo la morte del Messia. Elena lo fa calare in un pozzo, lasciandocelo fin quando si dichiara disposto a parlare. La scena dipinta da Piero rappresenta con efficacia il momento in cui il malcapitato è estratto bruscamente dal pozzo. Nel ritrovamento delle tre croci e nella verifica della vera croce, Elena, che ha tutte e tre le croci del Golgota, deve capire quale sia quella di Cristo. Le fa appoggiare sopra il cadavere di un giovane appena morto, che si rianima miracolosamente a contatto con la vera croce. L'affresco rappresenta Elena e il suo seguito che si inginocchiano in adorazione. La storia della vera croce continua, come sappiamo, con Costantino e con la battaglia di Ponte Milvio. A Roma, Costantino erige basiliche. La prima è quella di San Giovanni Laterano, poi l'antica Basilica Vaticana che sorge sul sepolcro dell'Apostolo Pietro, quindi il primo nucleo di quella che diventerà San Paolo fuori le mura. Chiese costruite durante il pontificato di Silvestro I, con quadriportico, cinque navate e transetto, che faranno da modello a tutte le successive basiliche cristiane. Giganteschi incubatori di un'epoca nuova, ma non a caso marginali rispetto al centro della città, ai suoi santuari sacri e profani e al foro, imperniati sulla presenza del Senato e della sua antica aristocrazia. Delle tre, la più significativa è senz'altro quella lateranense, non solo perché di fondazione sicuramente imperiale, ma perché cuore, insieme al palazzo che accanto era stato costruito, di quella donazione che rimane il perno della legittimazione temporale della Chiesa e del primato del Vescovo di Roma sul mondo. Questa la ragione per la quale l'antica e la moderna Basilica Lateranense sono cariche di memorie iconografiche costantiniane. Sulla facciata dell'atrio della Basilica, tra il 1190 e il 1731, esistevano almeno tre scene a mosaico, accompagnate da titolazioni latine che consacravano Silvestro I come Papa fondatore della Basilica. Un'imponente iscrizione sull'architrave, che dopo la demolizione dell'atrio e dei suoi mosaici nel XVIII secolo viene riscritta come testimonianza storica sulla nuova facciata, costruita nella prima metà del Settecento da Alessandro Galilei, ribadisce la superiorità, decretata in modo congiunto dal Papa e dall'Imperatore, della Basilica in Laterano come capo supremo e madre di tutte le chiese. La loggia delle benedizioni di Sisto V, addossata al transetto, sostituisce quella antica di Bonifacio VIII.
Quando il Papa si affacciava, aveva alle spalle affreschi medievali con storie di Costantino e davanti, sulla piazza, la statua equestre che oggi noi sappiamo essere di Marco Aurelio, fatta spostare solo nel 1536 in Campidoglio, ma a lungo creduta di Costantino, il Caballus Constantini, e per questo risparmiata dalla furia iconoclasta dei secoli passati. Immancabilmente la nuova loggia custodisce affreschi con storie costantiniane e quando si affaccia il Papa si trova di fronte l'obelisco lateranense che è stato portato a Roma dall'Egitto proprio da Costantino. Nella chiesa moderna, 8 affreschi realizzati nel transetto nei primissimi anni del Seicento da artisti coordinati da Giuseppe Cesari, il Cavalier d'Arpino, raccontano le storie di Costantino, il battesimo, la donazione, la fondazione della basilica. Lo stesso battistero lateranense di fianco alla chiesa si deve, almeno per la parte inferiore, agli anni di Costantino e alla committenza dello stesso imperatore. Può ben dirsi il più antico battistero della cristianità, quello fondativo. Di pianta ottagonale è, non a caso, il modello architettonico di tutti i battisteri medievali. Lo spazio centrale, con la grande vasca, scandito da un doppio ordine di colonne, è probabilmente frutto di un precocissimo rifacimento del V secolo. Dall'altra parte della grande chiesa, di fianco alla basilica, nella piazza antistante, il cosiddetto triclinio leoniano, nella sua riconfigurazione settecentesca, con la grande nicchia, è ciò che resta di una sala dell'antico patriarchio, il palazzo papale del IX secolo. Qui, un mosaico molto restaurato, connette Papa e Imperatore perché mostra Gesù che consegna a San Pietro le chiavi, simbolo del potere spirituale, e proprio a Costantino il vessillo, simbolo del potere temporale. A Roma, intorno al 315, sul Colle del Quirinale, Costantino costruisce anche le terme, di cui però resta poco o niente dopo le demolizioni di inizio Seicento. Da qui provengono le statue dei Dioscuri attualmente collocate alla base dell'obelisco in piazza del Quirinale e ben 2 statue di Costantino. Una è quella che si trova ancora oggi nel portico della Basilica di San Giovanni in Laterano, un'altra è sulla balaustra di piazza del Campidoglio di fronte alla città. Anche le 2 statue dei fiumi, il Nilo e il Tevere, poste ai lati della fontana, ai piedi della michelangiolesca scala a forbice del Palazzo Senatorio, provenivano dalle terme di Costantino. Però Costantino, proprio dopo aver riunificato l'impero, capisce che Roma è diventata sempre più periferica rispetto all'Oriente, che i commerci, i rapporti con i persiani, le pressioni dei popoli barbari rendono sempre più importante da un punto di vista economico ma anche geopolitico. E a Oriente, dove aveva sconfitto Licinio, trasferisce la capitale, cui dà il proprio nome, Costantinopoli, la città di Costantino. E a Costantinopoli lo vediamo in mosaico nella Basilica di Santa Sofia, rappresentato mentre offre la città, la nuova Roma, alla Vergine Maria e al Figlio. L'aureola che lo cinge insieme alla corona ci ricorda che per la Chiesa ortodossa e per molte chiese orientali Costantino è un santo insieme alla madre Elena. Costantino diceva: la mia Roma è dove mi trovo. A un certo punto però decide di fondarsene una sua. Costantino non aveva mai avuto dei rapporti particolarmente buoni con Roma, capitale Roma in Italia. C'era stato 3 volte, non amava probabilmente questa città e comunque non era amato dai suoi abitanti. Per ragioni essenzialmente strategiche, egli decise di fondare una città sua, una città che si trovava da un punto di vista appunto geografico in una situazione ottimale.
ottimale perché appunto sul Bosforo già gli antichi, ben prima di Costantino, ammiravano questa posizione molto fortunata di questa città e ottimale anche ora nei nuovi equilibri dell'impero romano, perché si trova sulla lunga strada che va dal Danubio e porta fino all'Oriente, fino ad Antiochia, attraversando tutta l'Asia Minore, e quindi permette rapidamente di raggiungere la zona danubiana, che è la zona più delicata da un punto di vista militare, che lì premono i Germani, alcune importanti confederazioni di popoli germanici, e dall'altra raggiungere rapidamente l'Oriente, la Siria, la Cappadocia, dove appunto Roma, l'impero romano, si confronta con il suo eterno rivale che è l'impero persiano. Quindi Costantinopoli, la scelta di Costantinopoli è probabilmente non dovuta a motivi ideologici, culturali, ma essenzialmente pratici, strategici, appunto, a mio modo di vedere, devono apparire evidenti a Costantino che voleva poter controllare l'Europa, in un momento soprattutto dal punto di vista militare, la zona balcanica e l'Oriente, dove appunto egli progettava di condurre una grande campagna di conquista sulle orme dei suoi predecessori, da partire da Alessandro Magno in poi. Tutti gli imperatori romani hanno inseguito questo sogno della conquista della Persia e Costantino non fa eccezione. Costantinopoli viene inaugurata solennemente l'11 maggio del 330. La città assume la veste di capitale dell'impero, con monumenti sontuosi e infrastrutture modernissime. Al centro del foro, l'imperatore fa erigere una grande colonna con 8 tamburi di porfido sovrapposti, in origine sormontata dalla statua dell'imperatore. Poi fa venire da Roma il Palladio, la statua una volta posta a protezione di Troia e che secondo la tradizione era stata portata da Enea sulle coste laziali. Ai cui piedi Elena ha fatto seppellire delle reliquie cristiane, reliquie pagane e cristiane insieme, un gesto propiziatorio che descrive bene una fase inquieta e transitoria della religiosità dell'imperatore, sospesa fra ricerca interiore e ragion di Stato. Ci si è molto interrogati sulla genuinità della fede di Costantino, sulla libertà della sua adesione. Già con Galerio, dopo le persecuzioni di Diocleziano, ci si era accorti che solo una strategia inclusiva consentiva all'impero di sopravvivere. Comunque in Oriente Costantino porta uno strano incrocio di romanità, cultura ellenistica e cristianesimo, un mix che resta alla base del mondo bizantino. A Occidente, Roma è destinata ad una marginalità sempre più evidente, mitigata solo dalla sua importante funzione simbolica, centro della cristianità. Più importante di Roma diventerà per Costantino persino una città come Arles, nella Francia meridionale, che sarà più tardi, la sede del prefetto del Pretorio delle Gallie, ma anche la residenza imperiale e di fatto la seconda capitale dell'impero. Al di là di splendide rovine romane di qualche decennio prima, come l'anfiteatro dell'età costantiniana, la città sul Rodano conserva tratti significativi delle terme, una delle infrastrutture più care all'imperatore e più frequenti, sulla scia di una lunga tradizione, nelle sue città. Come sede del prefetto del Pretorio delle Gallie, prima di Arles c'era Treviri, oggi in Germania. L'austera, spoglia ma imponente basilica civile, sala del trono del Palazzo Imperiale con abside semicircolare, è stata costruita proprio in età costantiniana. Pur essendo modello delle basiliche religiose ad aula unica, è un edificio civile, il luogo addetto all'amministrazione della giustizia. È una ulteriore testimonianza della passione di Costantino per questa città, dove risiede a lungo. Il figlio, Costantino II, la eleggerà addirittura come sua città di residenza. La grande Roma di epoca augustea è finita per sempre. Il centro del potere è molto lontano da lei. Chi
chi risiede quasi sempre a Roma è Elena, la cristianissima madre di Costantino, che è chiamata a rappresentare il figlio in sua assenza. La sua presenza è legata al trasferimento a Roma della vera croce dalla Terra Santa, ma è anche la prova, la testimonianza dell'accresciuto potere in Occidente del Vescovo di Roma. I segni tangibili di questa crescita del cristianesimo a Roma, legato alle vicende della famiglia di Costantino, sono negli stessi edifici di culto che si diffondono in diversi luoghi della città e alla trasformazione in edifici cristiani di precedenti costruzioni romane. Roma si riempie in quegli anni di chiese e mausolei paleocristiani. La chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, voluta proprio da Elena e che oggi vediamo in una veste settecentesca, era destinata a conservare le reliquie della vera croce. Vicino ad essa, il cosiddetto Tempio di Venere e Cupido doveva essere parte di una residenza costruita proprio per ospitare l'imperatrice madre, le cui spoglie, conservate nello splendido sarcofago di Porfido, oggi ai Musei Vaticani, riposavano in un mausoleo sulla Via Labicana, eretto fra il 326 e il 330 e destinato, probabilmente, a custodire le spoglie dello stesso Costantino, ma di cui oggi non rimane quasi nulla. Un edificio a pianta centrale, come il mausoleo di Santa Costanza, la figlia di Costantino. Proprio quest'ultimo è uno dei segni più affascinanti dell'età costantiniana, una costruzione del 340 che oggi vediamo al fianco della chiesa di Sant'Agnese, non lontano dalla via Nomentana. Costruito da Costantina, la figlia dell'imperatore, per la propria sepoltura, è chiamato di Santa Costanza dal momento in cui la principessa è entrata a far parte, come santa, del martirologio romano. In questo continuo gioco di rimandi fra la storia romana e quella che ci ha tramandato la tradizione cristiana, torniamo al Costantino che ha sconfitto Licinio e ha riunito nelle sue mani le due parti dell'impero, Oriente e Occidente. Costantino sa che il potere, una volta conquistato, va consolidato. Sedersi placidamente sul trono può essere molto pericoloso. E allora l'imperatore, che la tradizione ci consegna quasi come un santo, il cristianissimo imperatore, procede con una rapida escalation di cruente vendette familiari. Fa uccidere Crispo, il figlio della sua prima moglie, Minervina. Poi, come abbiamo già detto, condanna a morte la moglie Fausta. I due sono accusati di avere una relazione, ma probabilmente questo è solo un pretesto per farli fuori. Uccide anche il suocero, due cognati e una serie di personaggi di volta in volta scomodi per la conservazione del potere. Una sequenza da leggenda nera, da faida shakespeariana, degna di Nerone, che però non riesce a scalfire l'immagine del buon sovrano. In ogni modo, questa cruenta escalation non serve a sanare le divisioni interne, quelle tra Oriente e Occidente si acuiscono a tal punto che alla fine del secolo si formeranno definitivamente due imperi. Nel frattempo i barbari premono le frontiere. Il figlio Costantino II viene spedito a combattere i Goti che sconfigge nel 332. Nel 335 l'imperatore ricorre di nuovo ad una divisione amministrativa dell'impero che affida ai figli Costantino II, Costante e Costanzo. Nomi non proprio originali, tanto simili al suo da manifestare un pesante egocentrismo. Ancora una volta, quindi, divide quello che aveva unificato per tentare di governare meglio una realtà che gli sfugge di mano. Quindi, marcia egli stesso contro i persiani che gli contendono le province orientali, ma durante il viaggio muore improvvisamente a Nicomedia nel 337. Ultimo grande protagonista dell'antichità, Costantino è anche il primo imperatore a ridisegnare la fisionomia dello Stato e le relazioni fra i poteri in senso moderno. Un unico impero, un unico dio, un unico imperatore, una formula facile che a noi sembra ovvia, ma che al tempo non era per nulla scontata. Costantino riforma l'impero, prosegue sulla strada dell'assolutismo monarchico voluto da Diocleziano, ma sostituisce definitivamente alla tetrarchia il sistema dinastico.
riforma la figura del prefetto del pretorio, cui toglie tutti i poteri militari. Trasforma profondamente la corte imperiale, che riempie di funzionari, anticipando di fatto la struttura dell'impero bizantino. Pone l'esercito, da anni fonte di instabilità, sempre pronto all'insubordinazione, sotto il suo diretto controllo. Rifonda il sistema monetario, basandolo sulla stabilità del solidus aureo. Una moneta forte, sempre dello stesso peso, affidabile, non a caso la chiama solidus. Il suo ritratto, con gli occhi enormi, spesso spalancati verso il cielo, campeggia su ognuna di esse. Un rifondatore e un grande riformatore, ma anche uno spietato uomo di potere. Costantino può essere pienamente inserito nella leggenda nera degli imperatori della classicità decadente, che comincia con Caligola e con Nerone. Come abbiamo visto, pur di prendere il potere, fa uccidere il suocero, la moglie, il figlio e due cognati. Ma l'immagine che abbiamo di lui non è quella di un uomo sanguinario. La sua figura passa alla storia nell'aura edificante della santità. Evidentemente, dentro di lui c'è una spiritualità forte, un'inquietudine che scava nel profondo, una dimensione intima della religiosità che è una straordinaria testimonianza del cambiamento, del passaggio dall'antichità all'era moderna. Questo cammino, che si incontra e scontra fino all'ultimo con un uso spregiudicato della religione come strumento del potere, fa di Costantino, ultimo grande imperatore romano, un uomo straordinariamente moderno.